mai vista una roba del genere, cioè te li tirano dietro un altro po' bio. Cioè, cosa proprio per far impazzire Carlita, la vogliono proprio far impazzire. Ciao ragazzi, nuovo video sui prodotti del supermercato. Yeah, finalmente! Sono troppo contenta di riuscire a farvi questo video perché sto provando questi prodotti da un po' di tempo e veramente non vedevo l'ora di avere un attimo di tregua per farvi questo video, che voi sapete che a me piace tantissimo farvi questi video sui prodotti del supermercato, voi anche me li richiedete tanto, quindi Evviva Weppa, siamo tutti felici! Pare che piacciono proprio a tutti, quindi sono contentissima così di farvi scoprire nuovi prodotti del supermercato che vado personalmente a comprare e li provo e anche adesso veramente l'ho provati tantissimo. Mi raccomando, quindi mettete un bel pollice in su se vi piacciono i video sui prodotti da supermercato, così se ricevo tantissimi like ovviamente ne giro subito un altro. I prodotti di cui voglio parlare sono quelli dell'INS, supermercato INS, che io non conoscevo. Non so se ci sia a Napoli in Campania, ma io non l'ho trovato a Napoli, ma l'ho trovato in un viaggio che ho fatto, cioè un viaggio, praticamente sono andata 2 giorni fuori Napoli, per salute, oltretutto, non per piacere. Vabbè, comunque, io dovunque vado mi fiondo anche nei supermercati. Come vedo dei supermercati, soprattutto nuovi che non ci sono in Campania o comunque che io non ho visto, subito mi fiondo. E mi ricordavo tantissimo che voi mi avete scritto nei commenti dei video precedenti dei prodotti al supermercato: vai all'INS che ci sono dei prodotti buoni e una specie di discount. Come ho visto INS, non ho capito più nulla. Stavo con Max. INS, andiamo, dobbiamo andare all'INS. Le ragazze, l'INS, i prodotti. Che lui ha detto: vabbè, guarda, ti vorrei abbandonare qua, ma mi fai proprio pena. Quindi alla fine mi ha accompagnato pure, poverino. Ho già fatto il video vlog appunto all'INS, proprio nel discount. Li trovate sul mio secondo canale. Adesso quindi parliamo di cosmetici. L'INS mi ha stupito tantissimo perché ha prodotti veramente super economici. Economici da paura, veramente super low cost. Mai vista una roba del genere, cioè te li tirano dietro un altro po' bio. Cioè, cosa proprio per far impazzire Carlita, la vogliono proprio far impazzire. Parlo così perché ho trovato sto supermercato al nord e quindi mo per me nella mia testa è del nord, ma non è vero, ci sarà sicuramente. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete trovato in Campania. Io penso che ci sia, magari non proprio a Napoli, ma in provincia sicuramente ci sta. Confrontiamoci. E allora arriviamo al dunque. Ecco qua i prodotti che ho comprato. Questo qua è un sapone liquido che ho comprato al prezzo di... Allora, tutti questi prodotti costano tra il 90 centesimi e 1,30 euro, quindi inutile che vi sto a specificare, costano veramente poco. Sono prodotti da discount e sono bio, molto delicato, c'è la betaina, ci sono molti estratti vegetali, questa è la cosa che mi piace, ci sono gli essenziali, estratti biologici, è veramente super delicato ed è un sapone liquido che io personalmente mi sono trovata bene ad utilizzarlo sia sulle mani sia sul viso, ma anche a volte mi sono fatta anche la doccia. Questo qua anche mio padre l'ha utilizzato, se l'era fregato e se l'era portato in piscina, perché praticamente è vero, lui dice: a me piace una cosa delicata, che io mi faccio la doccia tutti i giorni, chi fa palestra, gli sportivi, vogliono qualcosa di delicato, che comunque ci laviamo. Cioè, penso che comunque si fa la doccia tutti i giorni, vabbè, lasciamo stare. Anche il bagno doccia, che considerate è finito, il bagno doccia, eccolo qua, ideale per tutti i tipi di pelle, per tutti i giorni, c'è scritto, ed è vero. Profumo ottimo, super floreale, bellino, delicato, non aggressivo, però lava, mi fa anche un po' di schiumina, mi ha fatto un po' di schiumina, quindi mi è piaciuto. Guardate, nulla da dire veramente, anche l'INCI è fantastico, ci sono tutti i miei tensioattivi preferiti, quindi il sarcosinato, poi la betaina, formula proprio bellina bellina, ci sono anche, c'è anche l'olio di mandorle, ci sono anche degli estratti carini, quindi promosso, anche questo costa poco perché poi, cioè, quando il bagno schiuma deve essere anche una cosa comunque abbastanza economica, no? Perché comunque uno la doccia se la fa spesso, ok? Lo shampoo, la pecca dello shampoo. Allora, qual è la pecca degli shampoo bio? Che non districano, perché i capelli come i miei, che sono molti, sono folti, sono annodati, sono lunghi, è un problema. Questo shampoo io non mi sono trovata bene, l'ho comprato e vi dico la verità. Non mi pento di averlo comprato perché comunque l'ho pagato poco, quindi ecco, non è che sto a dire però se l'avessi pagato già di più sarei rimasta delusa. La formula è buona, è veramente buona, ci sono anche estratti di camomilla, è carino come formulazione, non è affatto male, però è molto delicato, quindi non ve lo posso consigliare.
Il profumo è buono, ma non è proprio bello. Invece il bagno schiuma e quell'altro sono più buoni. Comunque non, il problema non è la profumazione, il problema è che non mi fa schiuma, non mi lava bene e né, tantomeno mi districa. Quindi questo qua io ad esempio lo sto facendo utilizzare a Max, che lui ha i capelli corti, quindi per i maschi va bene. O se avete capelli corti, se avete capelli che sono pochi ma che non è troppo sgrassante, allora va bene. Oppure per i bambini, insomma, perché se avete capelli come i miei problematici, assolutamente non va bene, ragazze. E a volte l'ho utilizzato anche per riciclarlo, anche come bagno schiuma. Io spesso faccio così quando lo shampoo è delicato e non mi soddisfa, se è bio, se non mi vado a mettere addosso roba. E mi sono trovata bene, quindi potete anche riciclarlo così. Comunque mi ha super sconvolto sta cosa di Sto Inse, che i prodotti costano veramente veramente poco. Poi, prodotti Natural Line, avevo detto che vi volevo parlare degli altri prodotti Natural Line. Io vi ho fatto già il video dei prodotti Natural Line, se non l'avete visto ve lo lascio in sovraimpressione, di questi prodotti che sono stata contentissima di averli comprati al Conad. E avevo parlato di questi prodotti, alcuni mi erano piaciuti di più, alcuni di meno. Comunque andate a vedere quel video che avevo fatto un po' di tempo fa, e mi erano rimasti in sospeso questi due, shampoo e balsamo. Questi due, shampoo e balsamo, li ho voluti provare un po' di più perché sapete, ragazze, che per lo shampoo e balsamo ovviamente ci vuole una recensione più approfondita. Non lo puoi utilizzare una volta e fare recensione, non è veritiera, devi provarlo più volte per vedere il tuo capello come reagisce. A volte uno shampoo che la prima volta fa schifo, dopo qualche volta ti trovi anche, diciamo, non benissimo, però ti trovi un po' meglio. Quindi c'è bisogno di più di tempo. Allora, io posso dire questa cosa, che appena ho utilizzato questo shampoo, sia io che mia sorella abbiamo detto no, oddio, tipo come quello. No, oddio, ma che è sta roba? Assolutamente non districa, assolutamente no. E quindi ero rimasta un poco male. L'avevo inizialmente bocciato, però così faccio, do sempre una seconda chance. L'ho utilizzato una seconda volta, una terza volta, una quarta volta, e diciamo che non lo boccio completamente. Anche questo qua, come quello dell'Inz che vi ho fatto vedere, comunque è molto delicato, è poco districante e non fa tanta schiuma. Però un po' meno di quello, cioè un po' meglio, diciamo, lava un po' meglio. Però se vi aspettate sta schiuma, se avete capelli grassi che vi dovete lavare, no, non va bene per voi. Come Inci va abbastanza bene, c'è gel d'aloe vera, anche questo c'ha degli estratti, c'ha le proteine idrolizzate, tutti ingredienti bio, quindi dal punto di vista dell'Inci, il packaging non mi ricordavo. E allora il packaging si schiaccia qua, cosa che a me non piace assolutamente, inutile che ve lo dico. Il profumo odora tipo di... dovrebbe essere melograno e carciofo. Ma che accoppia adesso melograno? Cioè il melograno ancora, ma il carciofo, cioè solo l'idea di mettermi il carciofo in testa, vabbè. Comunque non è dei migliori la profumazione. Comunque sto shampoo, se io dovessi dare un voto, gli darei tipo un 5,5, va così. Insomma, non vi sto a dire evviva, bellissimo, stupendo, no. Però neanche proprio una ciofeca. Invece il balsamo... Il ba... cosa che mi sono combinata? Cioè, ormai mi sono macchiata, rimarrò con questa macchia. Il balsamo invece, ragazze, stesso odore che non mi piace dello shampoo. Per quanto riguarda la formulazione, c'ha una bella percentuale di gel d'aloe vera, c'ha vari olietti, c'ha vari estratti, ma non ha praticamente un vero e proprio condizionante che possa districare e possa condizionare i capelli. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche questo qua come performance non è super super efficace per i miei capelli, che sono molti, sono folti, sono ricci, e quindi ho bisogno di qualcosa, primo molto nutriente e poi molto districante. Questo non mi scioglie assolutamente i nudi, quindi un balsamo. Però comunque se lo uso i capelli non mi vengono proprio una schifezza, però ci manca qualcosa, mi trovo meglio con altri balsami, non con questo qua. Ve lo posso consigliare però se avete capelli grassi. Ad esempio mia sorella si trova bene, perché se voi avete capelli grassi e volete qualcosa di leggero che non ve li sporchi, questo può fare al caso vostro. Quindi questo è tutto, ragazzi. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su, così ne faccio subito un altro. Ho tanti prodotti al supermercato di cui parlarvi, e mi raccomando andate a vedere anche il video vlog che ho fatto direttamente, appunto in diretta, direttamente in diretta nel supermercato Inz, nel discount Inz. Fateci sapere nei commenti dove l'avete trovato e dove si trova in altre parti d'Italia. Io vi mando un bacio grandissimo. Ciao.